Una lunga serie di iniziative dedicate al fiume Arno è quanto propone il progetto Arno 2016 in occasione dei 50 anni dall'alluvione di Firenze, lanciato da Unicop per una riflessione collettiva sul rapporto tra fiume, abitanti e territorio. Le iniziative di Arno 2016 aperte ai soci COP e ai cittadini prenderanno il via già il 13 novembre di quest'anno, con una giornata dedicata al fiume con eventi di danza e musica in 20 punti vendita Unicop. Il 16 novembre inizierà invece una serie di concorsi di narrativa e fotografia e prenderà il via anche la raccolta di fotografie d'epoca e ricordi dedicati al passato dell'Arno per dare vita a un grande archivio della memoria online. Ad anno nuovo partiranno 15 laboratori di scrittura narrativa e fotografia tra Arezzo, Firenze e Pisa. C'è stata una rottura sull'Arno che è legata all'alluvione di 50 anni fa che ha trasformato una risorsa, una cosa bella, in una cosa pericolosa. Ecco, in questi anni vediamo c'è un recupero intorno all'Arno di attività sociali, culturali, eccetera. Allora noi vogliamo fare una riflessione collettiva che coinvolga migliaia di persone per farci dire cos'è l'Arno oggi. Il progetto è quello di cercare per il prossimo anno di rendere percorribile alcune parti del fiume, quindi ovviamente coinvolgeremo anche altri enti, la città metropolitana, quindi per rendere possibile questo, la sovrintendenza. Però ecco, a noi piacerebbe insieme a Unicop di far scoprire l'Arno da questo punto di vista e non ricordarlo soltanto come una disgrazia, come un fiume che ha provocato lutti e danni alla città. Ci sarà veramente il coinvolgimento dei soci, ma non soltanto dei soci, di tutti i cittadini che vorranno dare il proprio contributo e partecipare.